E come dice il nostro regista, quando ti vedi inquadrato, automaticamente vuol dire che sei in onda, no? Esatto. E quindi comincia a parlare. Ecco, allora, intanto benvenuti amici, voi vedete siamo i primi due, intanto quelli dalla parte della regia, però questa si chiama Radiovisione, quindi esatto. Siamo negli studi di Radio Genius, da cui le cuffie, e però con la telecamera di Caffè 24. Siamo ormai avvezzi a questa cosa qui, e che dire. Però stasera abbiamo affrontato un argomento che è principalmente musicale, e quindi più per Radio Genius, però ovviamente Caffè 24 è quella che riesce a mettere in onda dei visi di quelli che poi ascoltiamo di solito, magari in qualche CD, che è il caso dell'ospite, oppure magari nelle trasmissioni mattutine di Genius, che è il caso dell'altro ospite. Voi sapete che la mattina abbiamo il Claudio Casanati che è presente e Maurizio Sottocasa in Apri la finestra del mattino. Se andate a vederlo dall'altra parte, benvenuto Maurizio, ciao. Ciao Claudio. Allora, ed eccolo qua, così l'abbiamo trovato. Benissimo. E poi vedete una persona con la chitarra ed eccolo qua. Allora c'è scritto Walter Tessaris, manca la S al titolo, ci mettiamo la S finale subito dopo, grazie alla regia. Provvediamo. E provvediamo, certo, a mettere la S. E questo cosa vuol dire? Vuol dire 7 CD, vuol dire una storia infinita, vuol dire un artista a tutto tondo, perché ne suona di tutte, ne sa suonare di tutte, e quindi un signor musicista. Okay. Però Maurizio ne sa un po' più di noi perché l'ha conosciuto per primo. Quindi facendo così, a livello radiofonico, una piccola cronistoria, Maurizio, come me sei inciampato un giorno su Walter? È una bella storia questa qui. Walter l'ho conosciuto per sbaglio, non sono un talent scout, però mi piace gironzolare alle volte per il centro di Padova. Un giorno stavo camminando e andando verso un aperitivo sicuro e sento un brano incredibile. Dico, ma da dove viene sta musica? La banca? No. Dov'è? Dove non è? E c'è sto signore da solo con la sua chitarrina da solo che fa una cosa che sembrava un'orchestra. Mi sono seduto in una panchina e sono rimasto lì praticamente senza fiato. Ho immediatamente fatto un po' di amicizia con questo personaggio, mi sono comprato immediatamente il CD relativo al brano che stavo ascoltando e me lo sono portato a casa. Lui l'ho portato a prendere l'aperitivo, hai capito, perché ormai c'eravamo illusi, e questo brano mi ha incantato. Anzi, mi piacerebbe ce ne facesse ascoltare un pezzettino. Era quello che volevo dire. Allora, caro Walter, intanto grazie per essere qui con noi. Prima cosa, abbiamo visto già inquadrato un po' un tuo lavoro, che è il più recente, se non vado errato, ma ce n'è da parlare di tante cose. Hai voglia di buttarci su due note subito, così diamo subito il polso alle persone, perché a noi piace la gente attiva e tu lo sei. Certo. Lo sei. Al rovescio del governo sei attivo. Subito. Mi hai detto la cattiveria, va bene. Subito all'inizio, così. Vai. Allora, subito, vanno dette subito le cose. Intanto saluto i telespettatori e anche i radioascoltatori, perché... Esattamente, sì. Siamo in due. Bene, e allora vi faccio sentire questo brano che Maurizio aveva sentito, Il nostro incontro, dove c'è stato il nostro incontro. Molto bene. Dopo vi diciamo che cos'è, comunque si capisce. Sì, direi assolutamente di dare applauso anche nostro. Grazie. Fare.
Allora, avete riconosciuto Birdland, insomma, è una di quelle cose che non si... cioè, fare da solo è veramente sì, difficile, no? Cicoria, va bene, insomma... Sì, ma non era da solo, però. Questo, no. Questo è un brano che io ho sempre amato, bellissimo, anche nella versione dei Manhattan Transfer, che è cantata... Che erano tanti anche loro. Erano tanti anche loro. Infatti, però era un brano che amavo così tanto che... ho messo 3-4 mesi, ho detto, ma perché non lo facciamo solo con la chitarra? Insomma, ci ho messo 4 mesi, l'introduzione iniziale forse era quella più semplice, però poi, insomma, lo con il tempo, dopo tante prove è venuta fuori questa versione che adesso vi ho fatto sentire. È notevole però, Però sì. rende l'idea, insomma, ecco. Della... Eh sì, insomma, per chi ama queste cose automaticamente rende l'idea benissimo. E poi vedere, questo è il bello, no? Il bello che cerchiamo di fare per voi amici è farvi vedere la persona finché lo fa, perché ascoltare i dischi, dice vabbè, in sala di registrazione, che tu conosci la sala di registrazione, si possono fare 1000 cose, puoi anche fare 10, tu una sopra l'altra, certo. Ma tutte insieme, come in questo caso qui, non è che c'era... Non c'era mica la base, non c'era assolutamente niente. No, questo niente. È proprio in diretta. Lo strumento. Esattamente. Quindi, non c'è trucco, non si inganna. Ecco, quindi da quel momento, io ricordo, poi tu me lo presentasti, mi hai detto, vieni a sentire cosa fa sto ragazzo. È una cosa eccezionale. Volevo fare un po' di storia per quello che riguarda anche le sue esperienze. Partirei dall'ultima, perché c'è un brano che poi mi farai sentire, sì. Che ti hanno chiesto loro. Raccontami questa ultima esperienza che hai fatto a livello musicale. Niente, l'ultima esperienza è stata registrata qualche mese fa, però è uscita mercoledì, una settimana fa, e c'è stata l'audizione, la partecipazione a Italia's Got Talent. Che ovviamente per sapere bisogna che lo seguono, però bisogna seguire il programma, non si può dire niente. Certo. Congratulazioni, caspita. Adesso vi racconta che cosa l'hanno costretto a fare, diciamo che le scelte erano due, o proporre, perché io compongo e faccio brani miei, ma così abbiamo preferito portare un brano famoso, un brano credo che Molto conosciuto. E se volete ve lo accenno. Ecco, sì, dai. No, accenni, no, perché dopo no. Basta, perché altrimenti so che loro sono fiscali, non si può dire niente. Sì, beh, questo, né anticipare troppo. Questo ovviamente. Il brano è un brano pubblico. È del tuo repertorio, perfetto. È anche del mio repertorio. Sì. E allora, grazie se. Sì, perché adesso siamo un accenno. Tanto è facile da scoprire, immagino. Sì, perché alle prime note si va. Sì, eccezionale. Insomma, dall'album qui. Deep Purple in Rock, Smoke on the Water, se non vado errato. Per me è un sì. Certo. Ovviamente, ma è chiaro. Giusto, ho sbagliato? Io sono riuscito a sentirlo, ovviamente, Deep Purple dal loro ritorno in Italia dal giro che hanno fatto in Oriente, ed era il 1973 a Roma. E lo facevano più o meno così. Ma erano in quattro, però. Non ho avuto quell'occasione, purtroppo, non li ho mai visti dal vivo. Io sì, ho avuto la fortuna, vabbè, insomma, passavo per di là, stavo servendo la patria, ovviamente, dove io ho imparato a fare il saluto con la destra, non come fa qualcuno che lo fa con la sinistra, ma lei stessa. Vabbè, errore di sbaglio. Succede. Si chiamano errori di sbaglio, no? Si dice così. Appena. Allora, intanto, congratulazioni, perché adesso io rimasto... un po' ti avevo già visto, però qui ho visto molto di più del solito. E per gente come Edoardo, diciamo, come fa? Cioè, la tua tecnica è bellissima, perché fai da solo e riesci a farti da
praticamente basso, chitarra, un po' di non dico batteria, però un po' di percussione. Bravo. Sì, è anche solista. Diciamo è una tecnica che ho perseguito da parecchi anni. Quindi fammi capire, tu fai suoni praticamente, cioè, tutto quello che fai suoni, cioè non canti diciamo nella maniera tradizionale, ma costruisci le tue canzoni suonandole e mettendoci la ritmica insomma alla tua maniera. Insomma. Basso, ritmica, solista. E percussione. Sì, fa tutto da solo. Non ho una grande voce, sono un musicista. Sono chitarrista e polistrumentista, perché suono anche nei miei CD, suono altri strumenti. Ecco, lì però ti permetti di fare qualche cosa insieme, cioè suonare uno strumento e mettere insieme un altro. Certo. Quello sì. Certo, in studio possiamo anche azzardare di più, è giusto, permette che di mettere altre cose. Sai, mi piacerebbe fare un indovinello a Claudio, a quei signori di là. Prima mi ha accennato due note di una canzone di un gruppo inglese. Un gruppetto. Hanno fatto le cosine, però sì. Hai tirato fuori un bel pezzo. È simpatico, sono sconosciuti ai più. Però. Vediamo se riusciamo a capire chi sono. Allora, naturalmente 349-06-34-349, scusate, non l'ho ancora detto. Se volete mandare un messaggio a Walter, se volete chiedergli qualcosa, volete salutare Maurizio, volete salutare noi, 349-06-34-349, anche in WhatsApp, e quindi più facile di così, e anche in sovraimpressione. Il 78-00204, meglio di no, perché risponde in televisione e non riusciamo a farcela passare qui in radio. Ci siamo dimenticati di togliere il numero, peraltro è quello buono, 349-06-34-349, come la mattina, apri la finestra. Vai, grazie. Dica. Del titolo, ne avevate sentiti nominare questi ragazzi? Ma di non libro. So, forse ma sì, non è facile. Carapaggi inglesi, non è sentito, no? I quattro di Liverpool, quelli per me un po' di stoffa ce l'hanno. Sì. Non so, secondo voi, ma faranno strada. Ma è merito suo che gli va. Certo. Continua così perché meritano. Sì, Bene, ecco. Allora, tu hai deciso all'inizio, sicuramente hai pensato di fare delle cover, e sento che le fai benissimo. Quando ti è venuto il buzzo di dire no, aspetta, io sono musicista e faccio cose mie, metto giù qualcosa? Ma sai quando mi è venuto? Dunque, io quando avevo 10 anni, così, a mia madre gli ho fatto una testa così per comprarmi una chitarra. C'era una chitarra in casa che era di mia sorella, rottissima, non si poteva suonare, però mi appassionava, no? Era uno strumento che mi attirava. Dopo che dopo tante richieste mi ha comprato una chitarra classica. Io non sapevo neanche accordarla, questa chitarra, e la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato a casa, per una settimana ho avuto questa chitarra, ritornavo da scuola, ero lì, i compiti li facevo e avevo così inventato subito un brano, un arpeggio che adesso non mi ricorderei proprio, ma prima di tutto perché non era accordata, e io ho fatto un pezzettino che ho ripetuto per una settimana, suonavo solo quello. Poi è arrivato il compagno di mia sorella, che lui sapeva già suonare la chitarra, me l'ha accordato, non potevo più farlo perché l'accordatura non era più quella. In compenso la mamma era salva dall'esaurimento nervoso dopo una settimana. Ma però il primo brano che ho suonato nella mia vita era un brano mio. Puoi dire questa cosa che non è da tutti, ecco. Hai suonato prima fra tutti un tuo brano, magari fatto in quella maniera non si dice, però va bene. Certo. Quindi hai iniziato la tua esperienza da autodidatta, se non ho... E ho continuato da autodidatta. Allora, è una grande emozione, Walter, la firma di Patrizia da Torino. E allora grazie a Patrizia. Questo è il primo messaggio che è arrivato, messaggio normale, 349-06-34-349, e ci siamo. Che poi io sono nato a Torino, perciò... Ah, ecco, quindi... Si sente un po' l'accento. Io ho i parenti di Torino. Vabbè, comunque, Walter, noi abbiamo passato, anche qualcosa del tuo ultimo CD. Tra le quali, la cosa, secondo me, eclatante è quel pezzo dove c'è... Dove suoni l'archetto. Nel CD non si riesce a capire. No, si capisce. Ma sembrano dei violini. Posso dirti una cosa?
Intanto. Che tu hai fatto felici due persone, perché da quello che capisco qui, grande Walter, la tua musica è meravigliosa, i tuoi CD sono fantastici, grazie per aver suonato il nostro matrimonio, Ilaria e Martino. Ah, sì, è vero, sì, sì. Anche qui, quindi... insomma, se sono ancora insieme vuol dire che la tua musica aiuta, no? Beh, perché insomma, altrimenti non avrebbero detto così. Non sono tanti mesi, perciò per fortuna. No, ma insomma dai. Ilaria e Martino, comunque grazie anche a voi. E noi avanti sempre, il numero è sempre il solito. Sentiamo. Cosa vuoi? Stavo facendo sentire qualcosa. Adesso ci fa quel pezzetto che noi abbiamo già passato, Claudio, in radio. Ah, giusto. Quello con l'archetto, che è una cosa un po' particolare, anche per chi lo può vedere in TV, è un altro suo vezzo, diciamo, no? Ok, quindi la chitarra, come si dice, violinata. Sì, esatto. Fa una sviolinata che la chitarra. Fantastico, sì, c'è niente da fare. Fammi dire, sì. È molto meglio del vivo che in CD. Assolutamente sì, e questo è quello che dobbiamo ammetterlo, sì. È veramente bravo, e onestamente è un'emozione proprio sentirti, perché adesso vediamo cosa ci dicono sul nostro messaggio, perché ci picchia, insomma andiamo a vederlo. Venite, è arrivato un WhatsApp. Allora dice, ciao Edoardo e Claudio, grandissimo Walter, sembra di sentire suonare Jimmy Page, fenomenale, un saluto al vostro follower Davide è uno che apprezza le cose e quando c'è qualcosa di buono si fa vivo. E che è un grande appassionato di rock and roll, quindi se ne intende molto, se l'ha detto vuol dire Jimmy Page. Bravo. Jimmy Page è stato un altro con la chitarra elettrica che ha fatto dei brani con l'archetto sulla chitarra. Ah, ecco che ti ha beccato, vedi, sì, che Davide ha una memoria pazzesca. Finalmente musica di quella fatta per davvero, tanto per dire, no? Qui c'era un piccolo trucco, diciamo, sì, chiamiamolo spiega. Che il campionamento del utilizza un loop che è una specie di registratore a pedale che registro una frase che sto suonando in da questo vivo, momento in questo momento, esatto, con un pedale vado a schiacciare, ad esempio, per fare un esempio faccio un piccolo giro di accordi, poi rischiaccio e me lo ripete. L'importante... l'hai fatto col violino prima, assolutamente. Al momento. E poi posso suonarci sopra e aggiungere.
Veramente grandissima questa cosa qui. Sì, è sempre lui e lui. Lui e dopo c'è Walter e Tessari, sono in quattro, sì, totale. Ecco. creo una base, però è una base che l'ho suonata prima. In questo momento. Sì, sì, l'hai fatta al momento. È molto importante sottolineare questa cosa, perché siamo in tempi di grandi basi registrate, di grandi CD. Anche in televisione. Fatti al computer. Vedo di quei gruppi. Metà dei successi della disco, se non c'è il cantante, quelli suonati sono sicuramente solamente fatti con qualche bel computer. Anche tanti live. Scusa se mi permetto, ma anche tanti live sono fatti in una maniera un po'... Beh, che dire intanto. Allora, tu hai lanciato quest'ultimo lavoro che si chiama Acoustic... No, Acoustic Spirit, è il mio nome artistico. Perfetto. Ah, ok. Vedi il titolo dell'album invece. Nome d'arte. No, invece è l'ultimo, che è uscito poco prima di Natale, e si chiama Joy. Che è il nome anche poi di un brano... Ed eccolo lì, contenuto. E la particolarità di questo, ci ho messo un anno e mezzo per registrarlo, per metterlo a punto... ed è, diciamo, l'ultima uscita. Ne ho fatte 5, diciamo, ne manca uno, poi ne ho altri 2, quelli pronti da fare? No, quelli pronto ancora. Pronto da fare, e ne ho già uno in cantiere. Vedi, no? Lo sapevo io. Sempre... Bene, ma non sta mai fermo. È produttivo. Ma è giusto. Ispirato. È giusto. Allora, facciamo così. Intanto, ricordiamo, per chi non ti trova come Maurizio in giro per le strade. Come hai una pagina, indubbiamente, no? Sì, ho una pagina Facebook. Benissimo. Acoustic Spirit, Walter Tessaris, mi trovate lì. Io, diciamo, Facebook lo utilizzo come sito, che ho anche un sito che mi stanno preparando, costruendo, finendo, che poi... Però è più facile utilizzare Facebook, perché è un po' più immediato. Esatto. I siti sono un po' più... bisogna stare là attenti a certe cose, i codici, uffa, invece sì. No, è molto più immediato. Sì, lì metto sempre dove vado, cosa faccio, metto tutti i miei vari appuntamenti. Beh, sì. Allora io posso dire di aver capito bene, ma se non vado errato sarà possibile, per esempio, questo lo diciamo agli amici che ci seguono dalla provincia di Padova e soprattutto sono vicini a Padova, per aver capito che qualche volta tu ad Abano Terme sei reperibile. Sì, adesso in questo periodo incomincia la bella stagione, ad esempio venerdì ho un concerto a Dro, che nel Trentino, è vicino ad Arco. Benissimo. L'ho letto su Facebook. Esatto, sì. In una pizzeria, ristorante, un posto che già è la quarta volta che vado a suonare. E poi mi fermerò un po' ad Arco e Riva in questi giorni, fino al 25, dai, sì. Però lì farò strada, mi porterò la mia musica in strada proprio. Ecco, questo è un'altra cosa da scoprire, l'artista di strada. Allora, questo modo di suonare, di proporsi alla gente, prevede sicuramente, intanto una certa forma di capacità di trasmissione e di comunicazione alla gente, perché uno che suona e basta, non è sufficiente. Bisogna saper cosa suonare, vedere chi hai intorno, cosa apprezza, trattenerli, perché questo credo che sia una cosa che va più nella psicologia che nella capacità artistica. Certo, poi bisogna saper suonare quello che piace alla gente, però credo che non sia facile. Quanto ci vuole, ammesso che sia possibile, raffinarla questa capacità? Un po' è istintiva, questo è chiaro, sì. E il resto come si fa? Ritornando sugli stessi posti, non lo so, dici tu. No, sai, non è che c'è una tecnica vera e propria. Intanto deve essere una cosa che ti viene da dentro, questa voglia di esprimerti e di emozionarti, perché succede tutto lì. Quando fai arte, ma qualsiasi cosa, se lo fai con l'emozione, è un'altra cosa. Diciamo che passa il messaggio. Eccola qua, questa vale anche per il teatro, giusto? Assolutamente, se l'attore sente la parte, riesce a trasmettere l'emozione che prova nel farla, e forse lo spettatore riesce a emozionarsi e quindi a entrare in sintonia con l'artista. Diciamo musica, teatro, sono arti... Assolutamente. C'è una profonda condivisione di questa emozione con chi ti segue, con chi deve sentire quello che fai. Quanto più l'emozione è vera, è veramente autentica, tanto più restituisci, come si dice in gergo, questa emozione al pubblico, a mio modo di vedere. Sì, io dalle mie esperienze ormai, che sono
diciamo di strada credo più di 20 anni ormai. Caspita. Da 15 e qualcosina in più è il mio lavoro. E funziona in questo modo qua, cioè non è tanto quello che proponi e sapere che cosa vuole la gente, ma anzi io ho fatto il contrario. Io ho ascoltato quello che piace a me, non per egoismo, ma perché solo se piace a me quello che faccio, lo fai bene, lo faccio bene, mi diverto, mi emoziono e allora passa il messaggio. Io ho notato quello perché all'inizio facevo anche cose che secondo me erano quelle che potevano andare bene per la gente, ma però era per la gente, non era più alla gente che a te, non è, esatto, non necessariamente. Ci fai un piccolo esempio di inizio, primo inizio del tuo repertorio, qualcosa che facevi agli inizi? Agli inizi? Così, tanto per fare, così, basta anche mezza, un 30, 40, un minuto, così. Beh, c'è questo brano. O anche un medley se vuoi, di due o tre. Ah, ad esempio c'è questo brano. Sarebbe tanto. Sì, no, però a quei tempi là sicuramente ce n'era una che quando la facevi tutta la gente impazziva. Cavallo di battaglia. Un cavallo di quelli, un cavallo di battaglia. Tu sapevi, quella lì e la gente non si staccava. Beh, più. Quello lo è ancora. Lo è ancora, però. Lo è ancora un cavallo di battaglia perché è anche un allora, brano... cominciamo con quello antico, l'antico cavallo di battaglia. L'antico cavallo di battaglia, non so se già tirare fuori... Fai. Va. Sappiamo. Io questa versione è molto nelle chiacchiere di tutti adesso, eh? Io all'inizio chiedo sempre ma se la riconoscete già in questo modo, ma insomma, certo, siccome è antecedente al tuo inizio, sicuramente è un cavallo di battaglia per tutta la vita, perché wow. È un Led Zeppelin così, Stairway to Heaven, sicuramente. Sì, vedo spuntare della pelle d'oca, è vero, eh? Questo è un brano veramente, che lo, veramente, che lo faccio durare, credo, almeno 7-8 minuti. Beh, dura. Quasi come l'originale. Perché è una suite. Quasi, sì, sì, è perché sembra. Inizia così, poi... C'è tutto il... Scusate, ma questo. Sì.
me, insomma. Beh, eh sì, ci siamo. E la gente apprezza la musica straniera. Allora, quando è suonata, c'è un vantaggio per la musica straniera, perché spesso noi ascoltiamo la bella musica, se anche non capiamo le parole, non ha importanza, perché la musica è bella. Sì. E le parole di solito accompagnano la musica. Esatto. Invece con le canzoni italiane, spesso, bisogna ascoltare anche il testo, potrebbe non piacere. Allora, allora in questo caso qua il vantaggio per la parte inglese è sicura, per la parte straniera genericamente, ma principalmente inglese americana. E la gente però ama sentire anche qualcosa di italico. Hai nel tuo repertorio, fai qualcosa che la gente quando la sente anche lì dice wow? Beh, intanto ci sono i pezzi suoi che sono italiani. Sì, certo, lui è italiano, certo. Quindi giustamente io molte volte appunto far sentire le mie composizioni e poi in mezzo ci metto qualche perla di... E ad esempio c'è questo brano qua. Beh, qua ti dicono strafenomenale, stracomplimenti a Walter, sei un grande. Grazie. Grazie. Sto per dire. Canto, Walter. Ad esempio c'è questa versione che, come al solito, ecco, io ho questa particolarità, io prendo dei brani che non sono miei, ma uso la mia tavolozza di colori, perché a me piace quasi immaginarla come un quadro. Questo è l'artista. No? Perché se no uno ascolta l'originale certo. Invece io devo mettere la mia parte, perché se no sono un esecutore e basta, ma... Dato che sono un artista, non riesco a non fare questa cosa qui. E c'è questo brano, anche questo è abbastanza famoso, non svelo mai che brano. No, non ce l'ho, però... Amarsi un po', certo. Beh, è un Battisti super questo. Ecco, vorrei congratulazioni, perché questo è l'artista vero, quello che ci mette la sua parte, perché giustamente parla pedisticamente uguale. È come parlando di karaoke, no? Che noi conosciamo, insomma, quando è finito Fiorello, ho cominciato con Fiabane, lo facevo io, quindi. A St. John, fra l'altro, venerdì ci ritroviamo con Fiabane, detta Internos. Tu cantavi però... e io mi ubriacavo. Io presentavo di verità. Però cosa succedeva? Che tutte le persone cercano di imitare pedisticamente il cantante, perché gli pare di fare bene così. E invece è bello che qualcuno, siccome non ha la stessa voce, lo faccia con la sua voce e con il suo modo. Certo. E tu la stessa cosa la fai con la musica, giustamente la interpreti perché sei capace di suonarla. E di solito quelli che non sanno cantare come i cantanti invece cercano di imitare quello che hanno sentito, lo fanno di giorno in giorno, eccetera, eccetera, e quindi siamo a posto. E adesso vediamo se ho la regia che ogni tanto mi suggerisce qualcosa. E allora, e c'è un ascoltatore che ho trovato. Ecco, allora. Praticamente siamo riusciti a pregare Shazam. Mi diceva il nostro regista, che nel frattempo lui ascoltava, e diceva vediamo se Shazam riconosce, e lo dà come un brano New Age, e invece era Stairway to Heaven. L'abbiamo fregato. È quello che stavi dicendo, ha talmente reinterpretato la canzone a modo suo che mi rende quasi irriconoscibile. Ma questo è il bello, perché fare la cover in anni, in tempi... È arrivata la telefonata in regia per dire questa cosa. Direttamente dall'alto arrivano. E fare la cover, fare il binario già tracciato da qualcun altro, che è stato bravo a farla, ma tu non devi fare uguale, chiaramente. Fare la cover lo fanno un po' tutti, questo invece è... E questa è arte con la A maiuscola. Vera reinterpretazione. Assolutamente sì. Grazie. Allora, noi abbiamo solo 10 minuti ancora, perché non sembra, ma il tempo passa velocissimo. E fra un attimo sentiremo ovviamente...
anche qualcosa di tuo recente, però qualche sogno nel cassetto, cioè adesso se tu dovessi scegliere per esempio o se ce l'hai già sicuramente anche più di un sogno, però per esempio io ti faccio due o tre esempi, visto che sei bravo in questa cosa qui e sai fare la parte strumentale che è quella fondamentale, fare colonne sonore potrebbe essere un'ipotesi? Mi hai letto nel pensiero allora. Ma perché adesso non pare mica, ma sono sì, persone sì, che... già... Cioè Sergio Leone si capisce cosa ha fatto. Nel mio piccolo già è successo qualcosa, nel Trentino che pratico molto è uscito un DVD dove c'è un documentario che ci sono i miei brani. Ci picchia. Una telefonata. Sì, però questa non la possiamo mettere in onda, quindi noi ci scusiamo per chi ci prova, però il 349-06-34-349 è solo mettere per mandare i messaggi e quindi non fatelo suonare a cipicchia perché va bene, non è un problema, poi arriverà il messaggio. Dicevi colonna sonora di un documentario. Di un documentario delle Valli del Sarca, sì, nel Trentino e poi anche in un altro DVD riguardante la pratica sportiva dell'arco, mi hanno... è uscito un giornale tecnico che riguarda proprio il tiro con l'arco e poi altre piccole cose, poi ho fatto tante cose con la danza o con presentazioni di libri, di poesie, no? Quindi... sono colonne sonore anche se sono dal vivo, però diciamo che quando ero agli inizi mi ricordo che c'era questa cosa qui che accendevo il TV e prendevo un documentario, anche un film, abbassavo tutto il volume e poi ci suonavo sopra perché ci facevo... Ispirato dalle immagini che vedevo. Sì, così. Mi giocavo, io invece di andare fuori a giocare... Di musica. Oppure nei videogiochi, adesso io giocavo con la televisione e la mia chitarra. Insomma. Ecco, ok, scusate, volevo fare solo i complimenti. A posto. ovviamente, grazie. Complimenti. Grazie, perché grazie. Ovviamente, scusate, ma io non lo specifico mai, però c'è scritto, insomma, o WhatsApp o SMS il dream no, perché non riesco a metterlo in diretta. E ecco, questo è il sogno nel cassetto, allora quello principale, no? Qualcuno ti dice, ascolta, questa è la scenografia, questo è un film, datti da fare. Sì. Potrebbe essere una bella ipotesi. Sì, perché io lavoro molto di immagine, cioè quando compongo è molto importante visualizzare quello che vuoi fare. Poi è normale, c'è l'improvvisazione. Molte volte i brani nascono che li suono davanti alla gente, perciò vedo subito cosa succede, no? Se per caso piace o non piace. Esce la canzone in quel momento, i due accordi. E poi da lì nasce tutto. Quindi nelle immagini vale la stessa cosa, vedi delle immagini e le fra virgolette commenti. Ho l'impressione che, certo, siccome con Maurizio, con Edoardo si pensava di partecipare con un corto. Gliel'ho già accennato. Se riusciamo a farci fare due note. Ce lo siamo già accaparrato. Però prima lo giriamo, poi gli facciamo vedere e lui ci mette casomai la musica. Sì, deve vedere pronto e girato. Poi invece un altro sogno nel cassetto che è diciamo un po' più recente e che vorrei... ce ne sarebbero anche altri, però. E incominciare a arrivare ai teatri. Piccoli teatri e creare, io ho già un'idea perché ho tanti artisti, tanti amici, da ballerini a altri musicisti, e creare uno spettacolo in teatro dove è un concerto, però un concerto con attori anche però che succedano varie cose, nel senso che ogni brano o si unisce qualcuno, arriva un danzatore o un altro musicista. Poi... Hai già fatto un piccolo progetto su questo? No, diciamo che per adesso è solo in testa, un po' su carta, però è un embrione. Comincia a scriverlo, perché qui abbiamo anche noi delle idee, quindi potrebbe essere... No? Abbiamo gli amici che ballano, abbiamo gli amici in teatro, perché è un attore di teatro il nostro Edoardo. Bene. Quindi insomma, ascolto tutti i giorni la canzone Nuvole, è bellissima, complimenti Walter. Grazie. Nuvole. Sì, perché io sono parecchi anni che giro, non giro, sì, faccio dei locali, ma più che altro giro in strada e tanta gente mi ha conosce, i miei CD, c'è il CD. Che meraviglia. Ed è bello questo, ogni volta che vado, ma io ti ho già visto, ti ho visto là, c'ho il CD, è pazzesco. Nuvole, è bella?
Nuvole adesso è proprio un brano che non potrei fare qui, è tutta un'accordatura particolare, ma c'è anche un synth guitar sotto che è un po' complicato. Però fa parte di quale album dei tuoi? Viaggiatore. Viaggiatore, ok, benissimo. Viaggiatore. Invece cosa ci faresti sentire così rapidamente, perché abbiamo tempo per farne in tutto 5 minuti scarsi, quindi o due cose da un minuto e mezzo o una e poi salutiamo. Fanne una completa, allora dai, sì. Facciamo una, poi ci prendiamo un po' di tempo per salutarci con calma. Benissimo. Accordo intanto, perché questa è un'accordatura aperta. Non è un'accordatura standard, ma è in re aperto. È come se fosse già un accordo. Ecco, vedi, ecco, anche questo è bello, sentire la gente che ti spiega le cose, perché non è, l'artista ama condividere quello che sa, esatto, fare. Esatto, queste cose tecniche, quelli che nascondono molto, molto originali, quelli che nascondono tutto perché non sono capaci. Esatto. Come vedete anche qua c'è un po' di nastro di carta, serve per fare questo. Modello Brasile. Esatto. E questa è una tecnica, si chiama tapping. Cioè è una tecnica quasi pianistica, nel senso che tapping è martellare la corda, sì, come se fossero i martelli del pianoforte, solo che l'ho divisa, non è una tecnica che suono solo io, sono tanti altri chitarristi, è divisa con la parte dei bassi, che viene fatta in questa maniera, e la parte degli alti che crea la melodia. E allora andiamo col tapping, come si intitola il brano o ce lo dici dopo? Drifting. È un brano che non è prettamente mio, di Andy McKee, ma io poi gli ho aggiunto delle cose mie. Prego. Benissimo. È Drifting, corretto. Grandioso sfumando così, bravissimo, bravo, veramente, bravo. Qui abbiamo solamente, grazie, 40 secondi per dire, beh, intanto Walter Tessaris, grandissimo, grazie amici, grazie a chi l'ha seguito, grazie a chi mi ha dato i messaggi, ne arriveranno anche dopo, gli ripasseremo ovviamente, perché purtroppo ogni tanto, soprattutto WhatsApp, ritarda un po'. Un grazie a Maurizio Sottocasa, con cui ci ritroviamo domani mattina alle 10, perché certamente apriamo di nuovo la finestra al mondo, dal martedì al venerdì siamo qui a Radio Genius. E invece, beh, io personalmente sarò ovviamente venerdì sera, ci sarà ancora musica, parleremo di jazz, e dopo di noi invece Nicoletta Rizzi, il suo
tuo Stammi Bene, cosa dirvi di più? Il live va sempre avanti, grazie Edoardo, e buona la sera. Prossima settimana parliamo di cinema. Esatto. Attenzione, parliamo di cinema. Grazie ragazzi, Walter. I nostri grandi congratulazioni, la grazie sigla dalla regia. Grazie soprattutto ai nostri due registi. Bravi, tutti e due. Bravissimi. Buonasera. Inquadratura e anche regia. Ciao. Va bene, buonasera. Ciao.